私はバルベロ先生です。Benvenuti. Oggi vedremo un documentario su Marco Polo, l'autore del Milione, uno dei libri più famosi del Medioevo. E vediamo quali sono le domande che ci sono arrivate e a cui abbiamo deciso di provare a rispondere. Chi era veramente Marco Polo? Perché tutti lo ricordiamo? Effettivamente, è il primo europeo che è arrivato in Cina? No, c'erano già andati degli altri. Frati, mercanti, anche i suoi zii c'erano già andati senza di lui. Però Marco Polo scrive. Scrive in lingua volgare, in modo che tutti possano capire. Scrive un libro straordinario che piace immensamente alla gente del suo tempo, perché racconta un mondo meraviglioso, sconosciuto, tutto da scoprire. Credo che la domanda implicasse anche un'altra curiosità, e cioè perché anche oggi, oggi che non c'è più niente da scoprire nel mondo, a quanto sembra, perché anche oggi continuiamo a parlare tanto di Marco Polo? E io penso che la risposta sia questa, che Marco è il prototipo dell'europeo che va lontano negli altri continenti a scoprire e poi in futuro a conquistare altri continenti, come faranno i navigatori e i conquistadores spagnoli. Però Marco, appunto, non va a conquistare niente. Marco esce da un'Europa che è ancora piccola, povera rispetto alla Cina, e ci va per commerciare e per imparare, con tutto il rispetto e il senso di meraviglia che gli europei del suo tempo ancora provavano rispetto alle altre civiltà. E credo che sia per questo che ci sta tutto sommato più simpatico che non i conquistadores spagnoli. Quando è diventato importante Il Milione, il libro di Marco? Era già un bestseller ai suoi tempi? Sì, era un bestseller. In un'epoca in cui ogni libro veniva scritto a mano, copiato a mano, e quindi potete immaginare quanto costava un libro, 3 mesi di lavoro di uno specialista. Però noi abbiamo qualcosa come 150 manoscritti medievali del Milione di Marco Polo. E pensando a chissà quanti sono andati distrutti nei secoli, sono tantissimi quelli rimasti. È segno che davvero era un bestseller. E del resto c'è anche un altro test. Appena inventano la stampa, i libri più famosi e più popolari sono quelli che subito vengono stampati. Il Milione lo stampano subito, erano sicuri di venderlo. Pare che abbiamo ancora deciso di rispondere a un'ultima domanda, ed è questa. Eh già, Marco Polo, ma c'è stato davvero in Cina? Perché ci sono alcuni studiosi che non sono d'accordo, abbiamo le prove. Dubitare era legittimo fino a un certo punto, perché nel Medioevo c'era questo gusto dei libri di viaggi immaginari. Uno scrive un libro in cui racconta viaggi meravigliosi in paesi sconosciuti ed è tutto inventato. A loro piaceva molto, era il loro genere di fantascienza. Noi oggi raccontiamo viaggi immaginari nelle galassie e loro raccontavano viaggi immaginari in quel luogo immenso e misterioso che era la Terra. Salvo che si sono trovate menzioni di Marco Polo nella letteratura cinese dell'epoca. E quindi i cinesi lo conoscevano e se lo ricordavano. E quindi c'è stato davvero. Buona visione.